Maria Elisabetta Gramolini, per la in durata diretta dal dell'intero bacino di cerimonio. Castellammare di Stabia della società Fincantieri. Quella di oggi è una giornata da ricordare, verrà infatti varata nave Trieste, la più grande nave militare costruita dal dopoguerra ad oggi. L'unità è intitolata alla città divenuta italiana dopo la Prima Guerra Mondiale e rappresenta la seconda nave della Marina Militare con questo nome, dopo quella consegnata nel 1929. A commentare con me la giornata ci saranno degli ospiti. Accanto a me infatti c'è il capitano di vascello Roberto Micelli, capo del Dipartimento Sviluppo dello Strumento Marittimo dello Stato Maggiore della Marina. Buongiorno comandante. Buongiorno a lei e a tutti gli amici che seguono la diretta. Con cui parleremo dei compiti che attendono nave Trieste. E a seguire con noi c'è l'ingegner Gabriele Grisanti, capo centro bordo del cantiere integrato di Riva Trigoso e Muggiano di Fincantieri. Buongiorno a tutti. E infine l'ingegner Maria Ranisi dell'ufficio controllo di produzione. Entrambi sono, come abbiamo detto, di Fincantieri. Buongiorno ingegnere. Buongiorno e benvenuti a tutti. Lei è di casa perché è dello stabilimento di Fincantieri. Bene, una nota, come vedete le immagini della regia di Diego Clericuzio e degli operatori della sezione cinefoto dell'ufficio pubblica informazione e comunicazione della Marina ci mostrano già alcuni dettagli dall'alto, sia del cantiere sia dell'unità Trieste. Ecco, una nota va spesa in particolare per questo cantiere, un cantiere storico, fondato infatti nel 1783. Fondato per la costruzione di navi della Real Marina del Regno delle Due Sicilie. Tante navi sono state varate qui per la Marina Militare, fra cui spicca nave Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, ma anche il vecchio caccia torpediniere Caio Duilio, il precedente all'attuale unità navale, e l'incrociatore Vittorio Veneto, oltre a nave Ardito. Ma ingegnere Ranisi, c'è una ragione strategica per cui è stato realizzato qui, in questo luogo, il cantiere di Castellammare di Stabia? Sì, il cantiere di Castellammare ha una serie di vantaggi legati al territorio. Prima di tutto il collegamento veloce col porto di Napoli, che storicamente favoriva gli scambi, ma anche proprio l'aspetto paesaggistico. Infatti vediamo alle nostre spalle i grandi boschi del Monte Faito, che permettevano appunto la produzione di legno, di legname appunto per la realizzazione delle navi. Ma non solo questo, anche la grande risorsa delle acque. A Castellammare di Stabia infatti abbiamo delle fonti di acqua minerale che favoriscono proprio il trattamento del legno, le cosiddette acqua della Madonna dai cittadini, molto, molto legata al territorio anche da un aspetto folcloristico. Certo, perché come ha giustamente sottolineato, l'acqua è importante anche per il trattamento dei legni, esatto. E quindi poi per il cantiere. E quindi, ingegnere, abbiamo accennato alla storia di questo cantiere, parliamo invece del presente, parliamo di nave Trieste, quante persone sono state coinvolte nella costruzione di questo gigante del mare? Lo potete già ammirare. La realizzazione della nave Trieste ha coinvolto circa 1500 risorse tra maestranze, fincantieri e impiegati, ma anche in personale dell'indotto fincantieri, nelle diverse fasi che si sono sviluppate nella realizzazione della nave, a partire dall'inizio proprio del taglio della lamiera avvenuto nel luglio del 2017 e a seguire poi l'impostazione a febbraio 2018 fino a giungere ad oggi con il varo tradizionale, perché oggi vedremo uno spettacolo veramente emozionante, vi anticipo, perché la nave toccherà l'acqua, entrerà in mare. Bene, facciamo anche un cenno, riguardo al nome, comandante Micelli, perché come dicevo prima, questa è la seconda nave che verrà consegnata alla Marina Militare con il nome Trieste. La prima, come vi dicevo, era stata consegnata nel 1929 ed ha una storia gloriosa.
Vero, comandante? Sì, verissimo. Il nome Trieste è stato già attribuito all'incrociatore pesante della Regia Marina, che faceva parte della classe Trento. Il primo incrociatore fu di fatto impostato sugli scali nel giugno del 25, fu varato il 24 ottobre del 26 e poi consegnato alla Marina il 3 aprile del 29. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi l'ultimo conflitto, Nave Trento ha svolto moltissime missioni, prendendo parte ad alcune delle principali operazioni che si sono tenute e delle battaglie che si sono tenute in Mediterraneo. E si è ricoperto di gloria in particolare per delle missioni di scorta diretta ai convogli. Il 9 dicembre del 42, insieme a Nave Gorizia, facendo parte della terza divisione navale, Nave Trieste fu trasferita da Messina a Maddalena nel tentativo di allontanare quel che rimaneva della terza divisione navale dai continui attacchi degli anglo-americani. Tuttavia, il 10 aprile del 43 alle 14.45, una immensa formazione di bombardieri attaccò l'isola di Maddalena e avevano un piano di attacco preciso, dei bersagli individuati. 36 aerei attaccarono Nave Gorizia, 24 la base dei sommergibili e 24 Nave Trieste. 120 bombe caddero nell'immediata vicinanza dell'unità e alcune di queste colpirono la nave, crearono uno squarcio a poppa, distrussero la plancia e anche la centrale del tiro. Di fatto la nave fu colpita in maniera fatale e si appoppò e in meno di 2 ore affondò capovolgendosi. Questa è sì, la storia. Una fine sicuramente infelice, una vittima anche la stessa nave, lo stesso cacciatorpediniere della Seconda Guerra Mondiale, con però una storia, come diceva il comandante, veramente, veramente gloriosa. E tra l'altro le pagine di quella storia furono raccontate da Dino Buzzati, lo scrittore noto soprattutto per il romanzo Il deserto dei Tartari, che allora era giornalista, era corrispondente di guerra e a bordo del Trieste scriveva le sue corrispondenze, poi raccolte successivamente nella raccolta Il buttafuoco. E come dicevo, una fine da vittima di guerra. Negli anni successivi la bandiera di guerra e il cofano che contiene solitamente, tradizionalmente, le bandiere di guerra sono state recuperate e ora attualmente sono conservate presso il Museo di La Spezia. E andiamo avanti, ingegner Grisanti, vediamo che... Bene, scusate, nel frattempo vediamo che lo schieramento è già composto, come vedete, nella banchina del molo, dello stabilimento, e è entrata la bandiera di guerra del terzo reggimento San Marco. Ascoltiamo l'inno nazionale. Abbiamo ascoltato l'inno nazionale per l'entrata della bandiera di guerra del terzo reggimento San Marco, perché lo schieramento che renderà gli onori al gruppo rassegna in cui compare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lo schieramento di oggi è composto da una rappresentanza del terzo reggimento San Marco, dal momento che la nave Trieste è una nave anfibia. Comandante, torno da lei. Che cosa significa nave anfibia? Qual è la funzione quindi di nave Trieste? Sì, dunque, nave Trieste è un'unità d'assalto anfibio multiruolo, quindi in grado di svolgere più ruoli. Potremmo pensare di immaginare come se fossero 3 navi in una nave anfibia, ospedale e di comando e controllo, multifunzione, quindi in grado di svolgere più funzioni diversificate, multipurpose by design, quindi progettata, ideata fin dal momento della progettazione per svolgere incarichi
e compiti tanto militari quanto civili, e senza dimenticare con una particolarità dell'attenzione al basso impatto ambientale. Mi faceva la domanda sulla funzione e il ruolo anfibio. Beh, le caratteristiche costruttive e l'armamento di nave Trieste le consentiranno di proiettare e sostenere in aree di crisi e laddove necessario in generale il personale e i mezzi della forza da sbarco della Marina e la capacità nazionale di proiezione dal mare, una realtà interforze marina-esercito in grado di operare dal mare. Inoltre, l'unità potrà assicurare il trasporto strategico di numerosi mezzi, personale e materiali, e di concorrere con la protezione civile ad attività di soccorso alle popolazioni colpite dalle calamità naturali. L'unità può produrre, ad esempio, acqua potabile, può fornire alimentazione elettrica, può fornire supporto sanitario. In quest'ottica è da leggere quello che dicevo. E all'interno è previsto un bacino allagabile proprio per l'utilizzo da parte della componente anfibia. È così, ingegner Grisanti? Assolutamente sì, l'unità è dotata di un bacino che è a 50 metri per 15 metri, quindi un bacino molto ampio, che chiaramente per poter essere utilizzato ha bisogno della nave in un assetto particolare che deve essere raggiunto per poter allagare internamente il bacino e permettere l'ingresso attraverso la rampa popiera che si vedeva in qualche immagine delle unità previste, che sono quattro imbarcazioni da 56 tonnellate ciascuno, quindi stiamo parlando di imbarcazioni che già da sole sono molto, molto grandi, molto, molto grandi, molto importanti, lunghe 24 metri, quindi sono dotazione, diciamo, della nave Trieste. E in generale questa nave è stata costruita man mano, assemblando le varie sezioni, ovviamente. Sì, il processo produttivo di costruzioni di navi di queste dimensioni prevede che vengano realizzate prima... Ecco, nel frattempo, mi scusi, vediamo la bottiglia, certo, inquadrata dagli operatori. In prossimità del bulbo, dove appunto andrà poi a rompersi nel momento cruciale del varo. Diamo un'anticipazione di quello che avverrà dopo. Peraltro non solo estetico, di folklore. No, certo, è vero, certo. È vero, di folklore, perché prima le immagini, l'inquadratura era allargata anche su il bulbo, quindi forse avrete notato quella croce formata da santini. Questa è una tradizione di Castellammare di Stabia, vero, ingegner Ranisi? Esatto, è una tradizione del nostro cantiere, dove la presenza della croce con i santini ha un segno di protezione della nave lungo sia l'attività di varo che poi per tutto il suo percorso che seguirà, quindi legata molto al nostro cantiere. Immagino. Ma abbiamo interrotto l'ingegner Grisanti, che ci stava parlando dell'assemblamento. Eccola. Ecco, invece, eccola, vedete, sì, Adesso inquadrata la croce formata dai vari, esatto, santini, esatto, che accompagneranno la navigazione di nave Trieste in futuro. Sì, si vede il bulbo, appunto, che è una parte fondamentale della nave, la cui forma è legata a cercare di minimizzare la resistenza dell'avanzamento della nave in mare. E come ogni altra parte, diciamo, che compone la nave, è avvenuta la costruzione attraverso la realizzazione di blocchi di scafo di più ridotte dimensioni. Partendo però dal centro, vero, ingegnere? Partendo dal centro, perché in realtà è necessario per l'avanzamento della costruzione porre, quindi impostare prima i blocchi sostanzialmente dell'apparato motore e seguire poi la fase di allestimento in maniera tale che la nave cresca in maniera organica e funzionale. Quindi si parte sostanzialmente dalla parte centrale della nave in maniera tale poi da costruire tutto quello che è il trave nave, allestendolo all'interno con i motori, con tutti quelli che sono gli apparati, i macchinari che sono necessari, e poi si procede verso l'alto fino alla realizzazione in questo caso del ponte volo e poi della sovrastruttura che è asimmetrica e che caratterizza appunto la nave. Si vedono in questa inquadratura i cassoni in basso, dei cassoni che non sono destra, parte integrante, diciamo, certo, della nave, sono funzionali alle operazioni di varo per dare una spinta aggiuntiva e un aiuto all'imbarcazione, proprio al galleggiamento. Quando la nave entrerà in mare, date le sue forme molto svasate nella zona di prora, ha necessità di avere una spinta da parte dell'acqua che riesca a sostenerla in quel momento topico, critico. Eccoli, esatto. Meglio, sono, più da vicino. Sono vuoti sostanzialmente, sì, danno appunto una riserva di galleggiamento alla nave. Tutte quelle strutture che si vedono, sì, verranno ovviamente poi rimosse nel momento in cui
la nave galleggerà autonomamente. Sono funzionali soltanto al momento dell'ingresso in acqua per aiutare e sostenere la nave che in questa condizione siamo intorno alle 22.000 tonnellate di peso, quindi insomma stiamo parlando di grosse forze in gioco, ecco. Veramente grandi. Abbiamo intravisto anche delle catene ai lati della nave, vero, ingegner Ranisi? Sì, A che cosa esatto. servono? È uno dei sistemi di frenata della nave, non è l'unico, perché sono state opportunamente installate delle paratie di frenata, anche queste che verranno rimosse, e insieme alle catene, nel momento in cui la nave scivolerà in acqua, cercheranno di frenarla. Sono tre gruppi di catene per un totale di 600 tonnellate, sfasate tra di loro e raccolte a festoni Eccole. attraverso dei ganci, eccole che le vediamo. Nel momento in cui la nave scivolerà e toccherà l'acqua, cercheranno di frenarla e quindi sono tre sfasate, come possiamo vedere, l'una dall'altra, per ridurre quello che è l'abbrivio della nave quando entrerà in acqua. Bene, bene. Poi vedremo appunto questa operazione così, Durante il sì, varo. così complicata, perché da quanto ho capito sarà piuttosto composita come preparazione, ma veramente molto affascinante. E abbiamo fatto cenno, ecco, vediamo, ci sono già le maestranze che si stanno avvicinando al bulbo, e abbiamo detto che è una nave, come potete vedere, molto grande, vero comandante? Ma perché è importante per la flotta della Marina Militare arricchirsi di una nave come il Trieste, così grande? Beh, in realtà l'importanza e la rilevanza di nave Trieste non è soltanto per la Marina Militare e per la difesa, ma è per il paese. L'Italia è una penisola con una forte vocazione marittima, il cui benessere e prosperità è fortemente legato al mare. Abbiamo un'economia di trasformazione e quindi abbiamo bisogno di ricevere materie prime e risorse energetiche e lo facciamo via mare. E esportare quello che produciamo sempre via mare. Quindi rendere il mare, mantenere i mari sicuri, liberi di poter essere impiegati è fondamentale e vitale per il paese. In quest'ottica la Marina Militare deve poter disporre di uno strumento aeronavale moderno, efficiente e bilanciato nelle componenti, ed ecco perché c'è bisogno anche di una nave come Trieste. Uno strumento quindi che possa essere in grado di esprimere capacità operative adeguate con tempi tempestivamente laddove serve e che sia efficace per adempiere i compiti che ovviamente le autorità politiche richiedono alle forze armate e alla difesa italiana. Ma direi anche perché in generale l'Italia è una nazione rilevante in ambito europeo. E quindi deve possedere una capacità militare e marittima di alto profilo, in grado tanto di fronteggiare le emergenze, quando non si possa, ad esempio, fare sicuro affidamento sul tempestivo concorso diretto degli alleati, quanto integrarsi facilmente ed efficacemente nei dispositivi delle alleanze di cui facciamo parte, quindi la NATO, ovvero missioni internazionali dell'Unione Europea. Quindi questo è il quadro all'interno del quale giustifichiamo l'esigenza di una nave come Come così Trieste. grande. E ricordiamo, questa nave andrà a sostituire nave Garibaldi, quindi un altro gigante del mare. E inoltre, comandante, è il caso di sottolineare come il rinnovamento della flotta della Marina Militare è sicuramente uno stimolo per il sistema produttivo del paese, in cui tra l'altro è inserito il cantiere di Castellammare di Stabia. Sì, verissimo. Nave Trieste sostituirà nave Garibaldi ampliandone le capacità in un Certo. certo senso. Ed è esattamente vero. Il rinnovamento della flotta, gli investimenti che vengono effettuati nel settore della cantieristica navale sono assolutamente uno stimolo per il sistema produttivo del paese. Tutti i finanziamenti che consentono di avviare o di mantenere in maniera continuativa nel tempo programmi finalizzati alla realizzazione di unità per la salvaguardia e il rinnovamento delle capacità sono fondamentali in quanto consentono di mantenere e di incrementare il patrimonio ideativo, progettuale e di pensiero nazionale, a sua volta elemento cardine per la crescita e il benessere del paese. E Certo, questo con pensiamo. particolare riferimento ovviamente alla
ai settori dell'elevata tecnologia nel campo marittimo. Certo, pensiamo a tutto il settore, a cosa può spingere nel campo della ricerca, nella ricerca anche universitaria, la costruzione di navi simili. Questa è un'elica, vediamo un'elica, sì. Sono tutte parti, dobbiamo sempre pensare che sono tutte parti che poi non si vedono mai, non si vedranno mai, poi quando la nave inizierà la sua vita in mare. Sì, la colorazione della nave già indica nella parte rossa la parte di l'opera viva. Dell'opera viva, esatto, che andrà in acqua. Si intravedevano prima le marche per il galleggiamento e per poter individuare, certo, dall'esterno, diciamo, appunto il galleggiamento, il pescaggio della nave. Le altre marcature che davano, appunto, le altre pitturazioni che davano evidenza della posizione del bulbo che rimane immerso e che quindi fosse visivamente percepibile, diciamo, a pelo dell'acqua, nonché quei simboli che si intravedevano per i thruster. Qua vediamo delle immagini di costruzione navale, di come è avvenuta. Quindi sono immagini di repertorio assolutamente relative, esatto, alla costruzione realizzate di Trieste, l'imbarco dei blocchi, come spiegavo all'inizio, la realizzazione di sezioni e l'allestimento che si cerca di fare in maniera spinta su questi blocchi, su queste sezioni, per agevolare poi la finitura degli impianti e degli allestimenti, diciamo a bordo. Ovviamente, date le dimensioni della nave, gli imbarchi si sono seguiti in maniera molto concitata per poter arrivare ad oggi a un livello di costruzione, diciamo di finitura, sì, della parte di scafo, perché la nave sostanzialmente nelle sue parti esterne di scafo è finita, deve completare un suo percorso di, esatto, allestimento degli impianti chiaramente all'interno per poi arrivare alle future prove in mare, insomma, e a tutti i test che verranno condivisi con Marina per diciamo portare la vita all'interno della nave, renderla, diciamo, sempre più operativa. E verrà trasferita, vero ingegnere? Verrà trasferita, è previsto nel programma nave che la nave completi le sue fasi di allestimento nel cantiere integrato di Riva Trigoso Muggiano, in particolare a Muggiano, e dove avverrà poi definitivamente la consegna. La consegna alla Marina Militare, che è prevista per il giugno del 2022. Bene, quindi aspettiamo quel momento e vediamo, appunto, mentre scorrono le immagini della costruzione, immagini, come dicevamo, di repertorio, molto bella, affascinante vedere la costruzione di un'opera così grande. Come vediamo, quelle gru sono, sì, le vediamo anche oggi perché sono ai lati tuttora della nave, sono veramente impressionanti. E nave di grandi dimensioni, comandante, lei ha comandato il Cavour, che è una nave più piccola di questa, però sempre molto grande. Sì, ha ragione, ho avuto il privilegio e l'onore di comandare Cavour 2 anni fa ed è sempre un'esperienza molto affascinante e molto totalizzante. L'aspetto principale di quando si è in comando di navi simili è che si sente il rispetto verso la nave, ma verso l'Italia, quindi la bandiera che sventola nei vari posti, nei vari oceani. E questo rende gli equipaggi particolarmente orgogliosi, perché in quel momento tutti realizzano di essere un po' degli ambasciatori della italianità nel mondo, e quindi i principi, i valori, tutto ciò che caratterizza la nostra nazione con orgoglio e con fierezza solcano i mari e raggiungono porti anche distanti. E prima, comandante, lei parlava di una nave capace di rispettare l'ambiente. Parliamo in particolare con l'ingegner Grisanti di questo aspetto. Come fa una nave a rispettare l'ambiente? Beh, innanzitutto è molto importante la gestione dei gas di scarico. Certo. Così come avviene nell'automotive, il problema dei gas di scarico è ben chiaramente, certo, da rispettare, è intuibile anche su una costruzione, per muovere, esatto, una costruzione del genere.
Quindi la nave è dotata di un impianto veramente assimilabile a quello che poi gli uomini normali trovano nelle proprie auto, no? Certo. Che controlla l'emissione di... Solo un po' più grande. È solo un po' più grande, chiaramente è molto 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 più grande. E questo fa sì che la nave possa anche essere certificata in questo senso, quindi non si tratta di semplicemente un piccolo aspetto nella costruzione della nave, ma un aspetto molto importante che permette poi di certificare anche secondo le normative attuali, quindi costruire una nave che è il massimo, diciamo, in termini di progettazione al giorno d'oggi, e rendere la nave a green, possiamo dire così, Sì. con una bassa emissione di NOx. Ma in realtà ci sono anche tanti altri aspetti che rendono green la nave. Ci sono degli impianti all'interno per il trattamento delle acque che vengono imbarcate per fare la zavorra che dicevo prima, per le condizioni di assetto della nave, per poter allargare il bacino, e che prevedono che nel momento in cui la nave possa imbarcare eventualmente anche in acque estere, Sì. in oceano o comunque in altri mari rispetto al mar Mediterraneo, sia in grado di abbattere i batteri e la vegetazione che può essere imbarcata in maniera tale che quando l'acqua di mare possa essere rilasciata non vada sostanzialmente a inquinare A impattare biologicamente, esatto, sull'ecosistema. sull'ecosistema appunto in cui si trova. Quindi sono tutti aspetti di dettaglio che... Che dimostra una sensibilità sicuramente maggiore rispetto al passato. Inoltre, comandante, torno da lei. Perché è importante per la Marina Militare essere rispettosi dell'ambiente? C'è anche un aspetto in particolare di questa nave, è plastic free. Sì, nel senso che nessuno più della Marina ha a cuore il mare Assolutamente. e quindi il rispetto per l'ambiente è assolutamente prioritario e questo si realizza non soltanto nelle misure tecniche che l'ingegnere prima in maniera molto puntuale ha evidenziato, ma anche nell'assumere atteggiamenti e procedure da parte dell'equipaggio per rispettare l'ambiente. Ad esempio, faceva riferimento al plastic free. Ormai da un certo numero di anni la Marina ha lanciato un forse ambizioso progetto di portare a zero l'utilizzo delle plastiche a bordo per ridurre i rifiuti di plastica. Questo ovviamente serve a rispettare i nostri oceani e a migliorare anche le condizioni di vivibilità. Sì, diciamo che ci sono anche altri aspetti relativi parlando proprio della nave, della sua funzione, la capacità di trattare tutti i rifiuti che sono a bordo. Ci sono ampie zone all'interno della nave che sono dedicate a questa funzione, quindi al trattamento dei rifiuti, alla loro conservazione, in maniera tale che quando vengano sbarcati possano essere smistati nella maniera più corretta. Quindi è un aspetto che poi, guardando i piani generali della nave, non si può non notare come alcune aree siano proprio con delle celle frigo dedicate per il mantenimento, diciamo, dei rifiuti fino appunto all'arrivo dei porti in cui possono essere giustamente sbarcati e poi trattati come normali rifiuti. Ovviamente non lo vediamo, abbiamo visto le immagini della costruzione, però all'interno di questa nave c'è anche un ospedale, vero ingegnere? Sì, si parlava prima della funzione umanitaria e del supporto sanitario ospedaliero che la nave è in grado di dare. È una nave che ha un grosso ospedale all'interno con diverse funzioni. Abbiamo all'interno un'area clinica, un'area diciamo di diagnostica dove addirittura vengono fatte le eco e le TAC come nei normali ospedali civili che conosciamo. Ci sono aree per critiche, diciamo, dove ci sono il trattamento. Ah, un attimo, Ci ecco, interrompiamo, sì. vediamo inquadrato l'ingegner Bono, l'amministratore delegato della società Fincantieri, accompagnato dal presidente della regione Campania e dal sindaco di Castellammare. E anche presidente di Fincantieri a destra. Sì, eccolo, vediamo a destra del vostro schermo anche il presidente di Fincantieri Massolo, l'ingegner Massolo. Prego, ingegnere, Sì, stava stavamo parlando dicendo. della caratteristica dell'ospedale, un ospedale di 700 metri quadrati, quindi molto, molto ampio, con zone di triage per il ricevimento
delle persone che ne avessero bisogno. Parlavamo di un gabinetto dentistico, ci sia un'area di degenza femminile e un'area di degenza maschile, quindi rientra nell'ottica appunto della capacità della nave di poter riuscire a dare sostegno nei porti in cui è in grado di arrivare. Si parlava prima della capacità di produrre con dei dissalatori che sono a bordo dell'acqua potabile. La nave è in grado di dare una potenza a terra di 2000 kW, vuol dire che generalmente le navi hanno delle prese da terra perché arrivano nei porti e ricevono energia appunto per ottimizzare, poter spegnere i diesel generatori e quindi rimanere elementari. Questa nave è in grado sostanzialmente di civilizzare i porti in cui arriva, è in grado di dare sostegno in termini di umanitario e appunto attraverso queste capacità è in grado di appunto dare reale sostegno e portare energia, portare acqua, portare quindi assolve anche a funzioni assolutamente, di logistica. Assolutamente. E lo può fare in maniera continuativa. E lo può fare in maniera continuativa, certo. E non è l'unica nave con un ospedale in dotazione alla Marina Militare, vero comandante? No, assolutamente no. L'ultimo varo di nave dell'unità supporto logistico del Vulcano è caratterizzata sempre da un ospedale. Ma anche nave Cavour, la portaerei, è provvista di un'area ospedaliera che viene impiegata in maniera, come dicevo, in maniera continuativa, perché l'elemento importante che vorrei evidenziare è che l'utilizzo di queste aree ospedaliere può avvenire non solo per le esigenze della nave, delle navi che sono in mare e della flotta che sono in mare, ma anche della comunità quando la nave è in porto. Ad esempio, grazie a una collaborazione che la Marina ha stretto con Operation Smile, giusto, è molto frequente organizzare delle attività a bordo che vedono l'intervento di medici volontari di Operation Smile per intervenire su bambini che soffrono di problemi maxillofacciali e ridonare il sorriso. Esatto, per nave Cavour si è prestata più volte durante i cosiddetti weekend clinic per le operazioni dei bimbi italiani e non, quindi anche stranieri, che erano affetti da malformazioni, come diceva il comandante, maxillofacciale. E grazie alla collaborazione fra la Marina e Operation Smile è stato possibile operare tutti questi bambini e ridare, come diceva giustamente il comandante, un sorriso a loro. La Marina ovviamente dà il suo contributo offrendo la sala operatoria e tutti gli ambulatori all'interno, l'ospedale all'interno del Cavour. Chissà se lo farà anche il Trieste, vedremo. Credo proprio di sì. Vedremo. E intanto vediamo ancora le immagini di repertorio della nave in bacino, perché aspettiamo che, come avete visto, lo schieramento è già composto, aspettiamo l'arrivo delle autorità. Vi dicevo infatti all'inizio che, come avrete capito, l'evento è veramente memorabile, verrà suggellato dalla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Infatti la madrina di questo varo è la figlia del Presidente, l'avvocato Laura Mattarella. Sarà proprio lei quindi fattivamente, materialmente, a tagliare il nastrino che... Eccolo, vediamo inquadrato il presidente Sergio Mattarella, come vedete accompagnato dal ministro della difesa Elisabetta Trenta. E il gruppo rassegna, quindi il gruppo che accompagna il presidente, ecco, avete sentito il saluto del terzo reggimento San Marco, ascoltiamo gli onori da parte dello schieramento e quindi l'inno nazionale.
Bene, abbiamo ascoltato l'inno nazionale suonato dalla banda della Marina Militare, la banda musicale della Marina Militare, diretta dal capitano di vascello Antonio Barbagallo. E fra poco inizierà la rassegna. Guerra del terzo reggimento San Marco. Ecco, banda della sentite Marina Militare. La presentazione dello schieramento. Pronti per la rassegna? E adesso l'inizio della rassegna sulle note dell'inno al San Marco. Come potete vedere, il Presidente della Repubblica e il Ministro della Difesa sono seguiti dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Generale Enzo Vecciarelli, e avete intravisto anche il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l'ammiraglio di squadra Walter Girardelli. Ecco, quello che avete visto è stato il saluto da parte del Presidente della Repubblica davanti alla bandiera di guerra del terzo reggimento San Marco. Quella che vedete schierata è una rappresentanza del terzo reggimento. Lo schieramento è composto, oltre alla banda, anche da una rappresentanza dell'equipaggio designato di nave Trieste, che quindi andrà a bordo poi quando verrà consegnata, quindi dopo le fasi che abbiamo prima brevemente descritto. E quindi iniziamo una seconda fase, entriamo nella cerimonia, perché ecco, quelle che vedete in basso sono le rappresentanze dell'ANMI, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, che è sempre presente anche con calore a queste occasioni, a questi eventi, e poi avete intravisto i gonfaloni della regione Campania, della città metropolitana di Napoli e del comune di Castellammare, oltre ovviamente al medagliere della Marina Militare e all'abaro del nastro azzurro. Ecco, vediamo le immagini dall'alto offerte dal drone della Marina Militare, le immagini dall'alto di nave Trieste. Vediamo, quello non è, se non sbaglio, sono le maestranze sopra il ponte, schierate. Non sono militari, ma a pieno diritto adesso fanno parte dell'equipaggio che ha realizzato la nave. E da questa immagine si può vedere bene la funzione della nave, che è una LHD, un landing helicopter dock. Si vedono appunto il ponte volo 230 metri per 36 metri e che ha la capacità di far atterrare su 9 spot diversi appunto elicotteri che sono in dotazione alla Marina. Quindi si vede proprio, da quell'immagine lì si vedeva le dimensioni, la grandezza di questo ponte volo. Ecco, stiamo vedendo che il Presidente è salito nella tribuna, che è, come potete immaginare, rialzata rispetto al bacino, rispetto al molo, per avere una visuale piena del bulbo e della nave. E tra poco quindi ascolteremo i vari interventi previsti per l'introduzione a questa cerimonia. Stava dicendo, ingegnere, alcune particolarità. Diciamo che questa era la parte esterna della nave. All'interno la nave, come dicevamo, è dotata di un bacino. In realtà è dotata anche di un grosso hangar, perché i velivoli, gli elicotteri che atterreranno sul ponte volo verranno poi portati all'interno della nave attraverso due elevatori che sono appunto sul ponte volo per la movimentazione degli elicotteri. Sono elevatori da 30 tonnellate ciascuno. Prende la parola, e all'interno abbiamo un hangar di 107 metri per 21. Scusi, ingegnere, ascoltiamo il primo intervento, che è quello del rappresentante delle maestranze del cantiere che ha costruito la nave in questi mesi. Saluto è il signor Massimo Spallici. Onorevole Sergio Mattarella e tutte le istituzioni presenti. Le maestranze e la nostra amata azienda. Questa mattina voglio esprimere a nome mio e di tutti i lavoratori la soddisfazione per aver realizzato qui, a Castellammare, questa importante e strategica nave, che per stazza e dimensioni è la più grande che sia stata costruita in questo antichissimo cantiere. Quella che nelle tante giovani famiglie dei lavoratori, la Trieste è la nave di papà.
l'orgoglio dei nostri figli, l'orgoglio Fincantieri per aver fatto a noi a Castellammare questo intenso lavoro, rispettando il cronoprogramma. Ogni mattina in questi mesi abbiamo conquistato i metri necessari per tagliare il traguardo. L'abbiamo fatto tutti insieme, ancora una volta, e domani saremo pronti per tornare a lavorare. Perché questa è la nostra passione, lavorare per costruire. Noi ci siamo pronti per le nuove sfide. Aspettiamo con ansia di iniziare i lavori per la costruzione di nuove navi. Ai rappresentanti della Marina Militare, che ringrazio di cuore, voglio semplicemente dire: avete fatto bene a dare fiducia ai lavoratori di Stabia. Ringrazio. Ringrazio l'azienda ed in particolare il nostro amministratore delegato, dottor Giuseppe Bono. Per aver mantenuto gli impegni presi per il nostro cantiere e per il carico di lavoro portato a Stabia. Tutto questo permette a noi e alle nostre famiglie di vivere con serenità ed essere soddisfatti di tutto ciò che facciamo quotidianamente. Alle nostre spalle abbiamo anni difficili, complicati. Per tanto tempo i nubi della crisi hanno portato il nostro glorioso cantiere, hanno turbato la tranquillità e la serenità delle nostre famiglie, ci hanno impedito di vedere il futuro. Ora siamo qui e vogliamo andare avanti con le nostre capacità, con il nostro sapere, con il nostro ingegno, ma soprattutto con il nostro cuore. Grazie al cuore di ogni singolo lavoratore, il nostro cantiere è competitivo. Produttività, qualità, efficienza, trasparenza sono il biglietto di visita di uno stabilimento industriale che ha secoli di storia, ma che può guardare allo stesso tempo alle sfide del futuro senza paura, perché il futuro è il tempo che vogliamo conquistare per noi, per le nostre famiglie, per tutta la città. Il futuro ci deve impegnare tutti. Noi faremo la nostra parte fino in fondo, ma questo non è sufficiente. Sappiamo che l'azienda porta avanti dei progetti di sviluppo per il cantiere. Noi abbiamo bisogno di quegli investimenti che determinano un salto di qualità nell'innovazione tecnologica di cui necessitiamo per essere ancora più competitivi, in modo da assegnare nel breve tempo anche a questo cantiere una vera missione produttiva, la costruzione di navi intere. Allo stesso tempo abbiamo bisogno che istituzioni regionali e nazionali siano impegnate al nostro fianco con i fatti, con le risorse economiche di cui dispongono. Ai rappresentanti delle istituzioni voglio dire: le infrastrutture e la logistica sono le due frontiere che dobbiamo conquistare se vogliamo vincere le sfide del mercato globale. Non abbiate paura di investire sul nostro cantiere. Lo sviluppo di Castellammare e di tutto il comprensorio è legato da sempre a questa azienda, l'unica in grado di creare lavoro stabile, serio, di qualità. Oggi è un dì di festa per tutta la cittadinanza, la giornata del Varo. Si sente l'aria fresca e profumata della primavera, la stagione della rinascita. Questo è il mio auspicio, il mio augurio, la mia fede. Lavorare insieme, tutti insieme, per la rinascita del nostro amato cantiere. Grazie e buon lavoro a tutti. Bene, abbiamo sentito un discorso veramente appassionato da parte del rappresentante delle Maestranze. Ha parlato, come avete sentito, di rinascita per questo cantiere che non ha dimenticato. Ci sono stati momenti di crisi, però grazie a queste nuove costruzioni può andare avanti. Prende la parola. E adesso ascoltiamo l'amministratore delegato della società Fincantieri, dottor Giuseppe Bono. Ascoltiamo quindi il suo intervento. Signor Presidente, a nome mio e di tutta la Fincantieri, benvenuto in una delle location industriali più antiche del Paese. Sa che anche l'industria navale è nata, è una delle più antiche. Io, anche per sdrammatizzare un po' l'evento, dico che abbiamo la prima descrizione della costruzione di una nave nella Bibbia, l'Arca di Noè, solo che lì è stato il Padre Eterno che gli ha dato le misure, le cose.
noi dobbiamo combattere con i nostri ingegneri e con i nostri clienti, e quindi è un surplus di passione e di capacità organizzativa che ci dobbiamo mettere. Quindi grazie ancora per essere venuto ancora una volta a testare così che Fincantieri è effettivamente un'eccellenza mondiale. Voglio salutare ovviamente la ministra Trenta, il ministro Di Maio, capo di Stati Maggiore, della Difesa e tutti gli ospiti, tutti. Credo che basta una parola per dire che siamo tutti qua. Mi ha fatto molto piacere questo intervento della RSU dello stabilimento di Castellammare. Io ho colto soprattutto una cosa: noi stiamo lavorando insieme. Vi assicuro che lavorare insieme in un'azienda come la nostra non è facile, perché abbiamo molte aziende esterne che lavorano con noi. La nave non è fatta solo dalla Fincantieri, ma è fatta da una miriade di piccole e medie imprese che rappresentano non solo la capacità di mettere insieme le loro competenze con le nostre, ma rappresentano una diffusione sul territorio che non ha pari. I moltiplicatori dell'investimento e dell'occupazione per ogni euro speso nel cantiere vale 4-5 volte sul territorio. È l'unica attività al mondo che ha una capacità di diffusione tale. Bene, sono anche, come dire, orgoglioso di dire che la Fincantieri l'abbiamo fatta noi, spesso anche in solitudine. Lo ricordo a tutti quanti, quando abbiamo fatto la ristrutturazione sono venuti a Roma a protestare, c'erano più di 2500 persone. Presidente, lei ancora non era presidente, nel 150° anniversario della Fondazione della Repubblica, il 2 giugno abbiamo avuto da parte di un improvvido provvedimento, chiamiamolo così, da parte di quel governo di convocare il sindacato proprio per quei giorni lì, e quindi 100 e rotti capi di Stato, non si sapeva, con le strade piene di... E mi ricordo che per tutta la città si gridava il nome mio, e quelli di Castellammare, devo dire, erano i più accesi, non vi dico gli epiteti. Bene, facciamo l'incontro col governo e io dico che ormai il mio compito era finito, perché io avevo presentato un piano industriale, lo dico anche al ministro certe volte: lasciate fare all'azienda e al sindacato, c'è tempo perché poi intervenga il governo, perché se no ci date l'abitudine a tutti quanti di dire andiamo al governo. Ognuno deve fare la sua parte, questa è la filosofia. Ebbene, a quel tavolo ovviamente c'era il ministro dell'epoca, uno dei suoi tanti predecessori, e io, dicendo così, dico: beh, io ho finito il mio compito, beh, adesso vedete voi il sindacato col governo, perché quello mi sembra che è il tavolo che avete voluto. Bene, finita la riunione, quelli di Castellammare che fuori gridavano, la rappresentanza sindacale è venuta da me e mi ha detto: dottor, ma mica ci abbandona. No, non vi ho abbandonato. E non abbandoneremo mai, affinché ci sto io, mai nessuno. Io ho sempre sentito il peso della responsabilità, ho avuto sempre la fortuna di lavorare in aziende di prodotti, in aziende industriali che hanno rappresentato
per il paese, proprio la storia industriale del paese. Io ho sempre sentito la responsabilità che dovevo in qualche modo tramandare questa, quello che avevo ricevuto lo dovevo in qualche modo riportare avanti, farlo. Purtroppo sappiamo com'è finita in molti dei nostri settori, è un impoverimento per tutti. E adesso lo dico con la mia solita franchezza e passione, adesso è arrivato il momento che tutti insieme salviamo questo paese, lo merita, è il paese più bello del mondo. E lo dico soprattutto ai giovani, noi la nostra storia ce la siamo fatta giorno per giorno, abbiamo subito tragedie che abbiamo anche saputo, come dire, affrontare con dignità nel nostro cuore, nel nostro riservo. Abbiamo avuto successi, ma anche questi li abbiamo affrontati col pudore e con l'umiltà che senza esaltarci. Questa è un'altra delle grandi lezioni. Quando mi chiedono ma qual è la ragione del successo dei Fincantieri, rispondo con tre parole: lavorare, lavorare, lavorare. Senza il lavoro non c'è dignità, non c'è niente. Adesso sembra che faccio un discorso politico, quindi fatemi tornare un po' indietro alla Fincantieri. Signor Presidente, viviamo in un momento molto complicato e molto difficile, soprattutto per quello che si sta costruendo intorno, di cui non vediamo bene i contorni. Bene, io so che quelli che stanno qui amano questo paese, gli vogliono bene. Allora è il momento delle scelte. Tutto non lo possiamo fare, lo dico anche alle forze armate, dobbiamo concentrare dove ci sono le eccellenze e preservarle, nelle piccole, nelle medie e nelle grandi aziende, se ci sono, ma dobbiamo andare a vedere lì dove sono le eccellenze e le competenze. In passato forse abbiamo fatto troppe cose e non abbiamo raggiunto quelle eccellenze in tutti quei campi, né si poteva. Adesso io un richiamo lo devo fare a tutti. In Europa sta succedendo qualche cosa di cui non avvertiamo, nel mondo sta succedendo qualche cosa che ancora ci sembra lontano. Non è così. Chi vuole approfondire, analizzare, vede chiarissimo dove stiamo andando. E dove stiamo andando? Stiamo andando verso una forma di aggregazione necessaria, si partirà dalla competizione, si deve arrivare alla coesione, si devono chiedere ai nostri governanti come fare per creare quella ricchezza, quella torta che potrà essere distribuita per dare da mangiare i miliardi di nuovi soggetti, di nuove persone che avremo nei prossimi anni. È un compito che ci dobbiamo porre oggi, come ci dobbiamo porre oggi il problema di quei giovani, di quelle persone che fra 10 anni saranno espulse da questo sistema produttivo. Gli dobbiamo creare, non da adesso, gli dobbiamo pensare a un nuovo sistema produttivo e a come inserirli. Non basta soltanto, come giusto, la solidarietà. C'è bisogno che la gente abbia la possibilità di esprimersi e di lavorare come deve essere. Quindi questo è secondo me una cosa importantissima. Abbiamo dei colossi che arrivano, dei quali non dobbiamo aver paura, il futuro è nostro se lo sappiamo cavalcare. Noi in Fincantieri possiamo dire che lavoriamo per i prossimi 10 anni e poi abbiamo 10 anni per lavorare per i 10 anni successivi, e così deve fare il paese, così dobbiamo riportare migliaia e migliaia di giovani al lavoro, allo studio, che richiede sacrificio. Le scorciatoie non hanno mai portato nessuno da nessuna parte. La termino perché non mi appassiono troppo, dicendo che questa
questa nave è la nave più grande che abbiamo costruito in Italia. Facciamo anche le navi da crociera, il Presidente ha visto una che, dove dicevamo che era la più grande anche quella, no? Però lì parliamo di volumi, lo scafo di quella nave è più piccolo di questo. Averlo fatto a Castellammare, devo dire a questi, ai nostri ragazzi, ai nostri tecnici, è stata un'impresa che non era facile prevedere si potesse realizzare, quindi vi ringrazio, l'abbiamo fatta nei tempi. Questa nave, signor Presidente, non lo dico, ma insomma faccio solo un accento, rappresenta anche per la sua famiglia una tradizione in qualche modo che ricorda che si perpetua. Quindi alla signora Laura tanti complimenti per essere qui. Lei oggi legherà il suo nome a questa nave. Questa nave solcherà il mare per tanto tempo. Ci sarà scritto da qualche parte che la madrina, chi ha battezzato la nave, è la signora Laura Mattarella. Grazie. Bene, avete sentito il discorso dell'amministratore delegato della Fincantieri Giuseppe Bono, che ha ricordato il passato critico del cantiere di Castellammare di Stabia, ma anche ha parlato prende anche la del parola futuro, il capo di Stato Maggiore quindi dell'esigenza della di Marina pensare Militare al sistema produttivo per la formazione dei giovani. Ora ascoltiamo il discorso del capo di Stato Maggiore della Marina, l'ammiraglio di squadra Walter Girardelli. Ascoltiamo il suo intervento. Signor Presidente della Repubblica, le esprimo la profonda riconoscenza e il devoto apprezzamento degli uomini e donne della Marina Militare per aver voluto con la sua presenza conferire alta solennità ad una cerimonia che per la Forza Armata è storica, il varo di nave Trieste. Saluto il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Di Maio, la signora Ministro della Difesa, la signora Ministro della Difesa, che ringrazio per l'indirizzo e la vicinanza, gli onorevoli rappresentanti del Governo e del Parlamento, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, l'Ordinario Militare, tutte le autorità civili, militari, religiosi e delle magistrature intervenute. Mi sia consentito un cenno all'ammiraglio Guido Venturoni, Capo di Stato Maggiore della Difesa emerito. Saluto i rappresentanti delle associazioni militari, le rappresentanze sindacali, la dirigenza, gli ingegneri, tutti di Fincantieri, ma soprattutto le maestranze degli stabilimenti e in particolare quelle, queste splendide, del cantiere navale di Castellammare. I lavoratori di Stabia che così oggi con questa scritta rinnovano il loro forte e sincero legame con la Marina. Un affettuoso saluto riconoscente alla madrina del Varo, l'avvocato Laura Mattarella, per aver da subito accettato di svolgere questo ruolo che per noi marinai assume un'importanza, un valore e un sentimento unico. Rivedo con piacere Castellammare di Stabia, città decorata con medaglia d'oro al valor civile, alla cui cittadinanza rivolgo per il tramite del sindaco un ringraziamento per accogliere da sempre con favore e amicizia il personale della Marina Militare. Un cenno infine alla città di Trieste, di cui questa bella nave porta il nome, i cui legami con le forze armate sono storici ma soprattutto affettivi. Nave Trieste, unità d'assalto anfibio multiruolo e multifunzione, dopo il necessario periodo di allestimento, sostituirà nave Giuseppe Garibaldi. Il Garibaldi, nata quale unità porta elicotteri e poi adeguata per svolgere l'abilitante ruolo di portaerei, ha condotto tutte le attività operative marittime a cui la difesa è stata chiamata negli ultimi 30 anni ad intervenire, impiegando tra l'altro
con efficacia il gruppo aerotattico imbarcato, i nostri marinai del cielo. Dopo l'entrata in vigore di nave Cavour, prima e vera portaerei, il Garibaldi ha agito anche come unità anfibia porta elicotteri, soprattutto per supportare il processo di istituzione della capacità nazionale di proiezione dal mare, operando già dagli anni 90 con il personale e gli elicotteri dell'esercito. Contestualmente, l'unità ha garantito, oltre al ruolo aviatorio navale, il generale supporto di comando e controllo e quello logistico sanitario. Nave Trieste, in realizzazione sotto la supervisione tecnico-amministrativa del Segretariato Generale della Difesa Navarm, non solo sostituisce operativamente per tutti gli aspetti il Garibaldi, ma ne amplia le potenzialità e rende disponibile la difesa capacità decisamente superiori sia in termini quantitativi sia qualitativi. Questa unità è una multipurpose amphibious assault ship. La caratteristica multiscopo è quella che rende la nave completamente flessibile e adattabile a svolgere diversi ruoli, anche in contemporanea. Le sistemazioni anfibie della nave costano in un ponte garage dotato di bacino allagabile, di ampiezza significativa, 1000 metri quadri. Il bacino sarà in grado di ospitare sino a 4 mezzi da sbarco e per la mobilità, nonché tutti i mezzi in dotazione ai paesi dell'Alleanza Atlantica. Sia il portellone di carico ubicato nella parte posteriore della nave, sia quello laterale, consentono di imbarcare i mezzi pesanti e non, i container, gli shelter, in dotazione non solo alle forze armate e in particolare al nostro esercito, per oltre 1200 metri lineari. E la movimentazione interna è garantita da rampe e ascensori che mettono in comunicazione la zona garage con quella dell'hangar e quindi con il ponte di volo. L'unità è in grado di ospitare più di 600 persone oltre l'equipaggio, potendo quindi imbarcare una combinazione di comando componente marittima, di comando della forza anfibia, della forza da sbarco, la componente aeromobili, il personale della forza da sbarco stessa, il personale della protezione civile, quello sanitario, medico, universitario, di altri dicasteri. Una capacità concreta, ampia, a geometria variabile, adattabile e sintonizzabile secondo esigenze e necessità. Con queste caratteristiche di mobilità e proiettabilità, l'unità è un moderno e insostituibile strumento multiscopo per la difesa, che la difesa potrà impiegare con efficacia, ponendosi in avanti e in anticipo, pronta a confrontarsi e governare le minacce, i rischi, le incertezze non solo dei giorni nostri, ma anche quelle che si potranno presentare in futuro. Lo assicurano le funzioni di presenza, sorveglianza, deterrenza, proiezione di capacità sul mare e dal mare della componente aeromarittima, così come si presenta abilitante e integrata nel complesso operativo interforze, per garantire ai nostri cittadini la sicurezza marittima, la difesa e la sicurezza avanzata. Ma le capacità di cui è dotata nave Trieste consentiranno di svolgere anche quell'insieme di compiti collaterali a connotazione sistemica che sono assegnati alle forze armate in circostanze di contingenza, emergenza, calamità o solo di sostegno e di concorso e che possono essere svolti a supporto della comunità nazionale e internazionale per il bene collettivo comune. Un simile approccio rappresenta oggi un valore aggiunto che vede sempre più nell'utilizzo onnicomprensivo e versatile degli assetti il migliore ed efficiente impiego degli investimenti effettuati dal Paese. Anche in tale ambito, nave Trieste rappresenta un deciso incremento di capacità e potenzialità che la difesa metterà a disposizione della nazione quale utile strumento di generare supporto multisistemico e di comando e controllo. Signor Presidente, tutto ciò è reso possibile dalle spiccate capacità delle nostre industrie strategiche nazionali maggiori, sapientemente integrate dalle piccole e medie imprese, che consentono di disporre di soluzioni di elevatissima tecnologia, progredendo nella ricerca, sviluppando in sistema con le università, gli istituti di ricerca, i cluster tecnologici,
per giungere a realizzare prodotti allo stato dell'arte che sono particolarmente apprezzati, se non invidiati, dagli omologhi delle nazioni amiche e alleate con cui lavoriamo quotidianamente. La prossima sfida tecnologica sarà costituita dall'avvio della realizzazione del progetto dei futuri sottomarini, ulteriore salto innovativo con ampie ricadute. In tale contesto, Nave Trieste non è il punto di arrivo, ma di partenza nello sviluppo del piano di rinnovamento delle linee operative della Marina, ben avviato e che certamente troverà ulteriore impulso, sostegno e condivisione. Gentile Madrina, signora Laura, le rinnovo l'omaggio e la gratitudine per aver accettato questo ruolo. A lei il compito di battezzare e dare vita all'unità, di avviarla al mare e alla navigazione, di realizzare l'inscindibile connubio tra lo scafo e il mare, perché il Trieste possa svolgere con coraggio, disciplina e onore tutti i compiti che gli verranno affidati. Viva la nave Trieste, viva la Marina Militare. Bene, come avete potuto sentire dalle parole dell'ammiraglio Walter Girardelli, c'è stata una sottolineatura della caratteristica di multifunzione, multiscopo di nave Trieste. Prende la parola e ora ascoltiamo il capo di Stato Maggiore della Difesa. Il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Enzo Vecciarelli. Ascoltiamo il suo intervento. Signor Presidente della Repubblica, è veramente un grande onore averla con noi oggi. E grato per la sua partecipazione, desidero rinnovarle a nome di tutto il personale delle Forze Armate il più deferente ossequio per il sicuro e costante riferimento che ci offre quale custode dei valori fondanti della Repubblica e della Costituzione, nonché quale nostro Comandante Supremo. Ed è con grande piacere che mi unisco alle parole dell'ammiraglio Girardelli nel salutare il Vice Primo Ministro Di Maio, la nostra Ministro della Difesa, gli onorevoli rappresentanti del Governo e del Parlamento e Sua Eccellenza Monsignor Marcianò. Ringrazio altresì il Dottor Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, per il cortese invito e saluto il Sindaco e la cittadinanza di Castellammare di Stabia, le autorità civili, militari e religiose, i lavoratori e i vertici aziendali di Fincantieri, le rappresentanze sindacali e gentili ospiti qui oggi pervenuti. In particolare saluto e ringrazio la Madrina, la gentile signora Laura Mattarella. Nel dare i natali a nave Trieste, ella rappresenta idealmente tutta l'Italia, unita nei valori del nostro grande popolo. Con l'austera ritualità di questa cerimonia e l'imminente e spettacolare ingresso in mare, Nave Trieste prenderà vita grazie alle energie spirituali, morali, economiche, industriali e militari del nostro Paese. È qualcosa che accade ad ogni varo, ma quest'oggi tutto ciò è ancora più vero e profondo per questa sacra nave destinata a risplendere sul mare, come ci ricorda il suo motto, quale simbolo di unità nazionale a similitudine della città da cui prende il nome. È una nave portatrice di rinnovata energia del sistema Paese, che promana da un mezzogiorno sano e produttivo, concreta testimonianza della laboriosità del cantiere, dell'indotto e di tutta la città di Castellammare di Stabia. Il varo di oggi è in continuità con una tradizione di eccellenza di costruzioni navali stabiesi, che hanno fatto la storia della Marina Militare Italiana, come l'incrociatore corazzato Vettor Pisani, protagonista dei mari già dai primi anni del secolo scorso, una più recente ammiraglia della Marina, l'incrociatore Vittorio Veneto, e la nave scuola Amerigo Vespucci, oggi ammirata ambasciatrice del mondo del nostro Paese. Esprimo i più fervidi voti augurali per Navi Trieste, che con il suo ingresso in servizio, più di altre unità, ben rappresenterà il concetto di difesa collettiva nel contesto interforze ed interdicasteriale. Con i suoi sistemi all'avanguardia e soprattutto con i suoi marinai, rappresenterà un elemento fondamentale per esprimere la capacità nazionale di proiezione dal mare.
Grazie a nave Trieste, le capacità militari interforze potranno essere meglio integrate, interoperabili e proiettabili in aree di crisi. Allo stesso modo, si potrà concretizzare una maggiore sinergia con le capacità di altri dicasteri in casi di emergenza. In sintesi, un'unità navale che potrà rappresentare quell'idea e quella volontà che noi militari abbiamo di piena integrazione interforze. Un esempio di coesione verso cui tendere non solo lo strumento militare nazionale, bensì tutto il Paese, quale unico modo per affrontare le attuali e future sfide. Ringrazio ancora una volta tutto il personale che ha consentito la nascita di questa meravigliosa nave. La professionalità e le capacità per realizzarla sono patrimonio di poche nazioni, un'abilità che i nostri predecessori hanno saputo tutelare e tramandarci, un'espressione del livello tecnologico del nostro Paese. Sta a tutti noi continuare ad investire in queste eccellenze con determinazione e lungimiranza, con un'azione integrata ed efficace per l'economia e per la sicurezza del Paese e dei suoi cittadini. In chiusura, desidero ringraziare ancora una volta lei, signor Presidente, per aver voluto concederci il privilegio della sua presenza in una giornata storica per le Forze Armate e per la Marina Militare. E voglio formulare un corale vento in poppa al comandante designato e a tutto l'equipaggio. Viva nave Trieste, viva l'Italia! Ebbene, abbiamo sentito anche il discorso del generale Vecciarelli, capo di Stato Maggiore della Difesa, che ha sottolineato come il Trieste, l'unità navale, rappresenta l'idea di piena integrazione interforze. E ora ascoltiamo il discorso del Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. Sono particolarmente orgogliosa di presenziare alla cerimonia del varo che a breve avrà luogo in questo stabilimento di Castellammare di Stabia, dove ha preso corpo un altro gioiello dell'ingegneria navale nazionale. Nave Trieste è espressione dell'eccellenza nel settore della cantieristica e dell'alta tecnologia di un paese, l'Italia, che come pochi altri al mondo è in grado di progettare, costruire ed impiegare con successo un assetto così articolato e complesso. Rivolgo il mio più deferente saluto e quello della difesa al signor Presidente della Repubblica, che ringrazio sentitamente per averci voluto onorare con la sua presenza. Questa cerimonia, mi consenta di sottolinearlo, signor Presidente, oltre che sotto il profilo istituzionale, la coinvolge anche sotto il profilo personale. Abbiamo infatti accolto come un grande privilegio il fatto che sua figlia Laura, che saluto con affetto, abbia accettato il ruolo di madrina, dando in tal modo un ulteriore e significativo segnale di attenzione verso la difesa tutta e la Marina Militare in particolare. Saluto il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Di Maio, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Santo Marcianò, le altre autorità civili, militari e religiosi presenti, in particolare il Prefetto, il Presidente della Regione, i Sindaci di Napoli e di Castellammare di Stabia, nonché tutta la cittadinanza accorsa in maniera così numerosa per rinsaldare il binomio della città con il suo cantiere navale. Rivolgo un saluto particolare al Presidente e all'amministratore delegato di Fincantieri, azienda che è espressione esemplare del livello di avanguardia raggiunto dalla cantieristica militare e civile nazionale, grazie all'impegno e alla professionalità di dirigenti, tecnici e maestranze, ai quali rivolgo il mio più sentito ringraziamento. Infine, un caloroso saluto a tutte le donne e agli uomini di Marina schierati. Oggi è un momento veramente importante per questa straordinaria città che ha bisogno di lavoro, occupazione e investimenti. Per le laboriose maestranze di questo cantiere, il cui know-how non può e non deve essere disperso o perduto, in quanto esempio di quella capacità di fare tutta italiana che ci è riconosciuta nel mondo e di cui andiamo fieri.
Per la grande industria nazionale e per le piccole e medie imprese locali che fanno della cantieristica navale una imprescindibile occasione di sviluppo economico del territorio. Per la difesa, perché si compie un ulteriore passo avanti nel processo di modernizzazione delle linee operative delle unità della Marina Militare. In sintesi, è un momento veramente importante per l'intero sistema Paese. Con il varo e la successiva entrata in servizio dell'unità navale anfibia Trieste, città simbolo dell'unità nazionale Italia, l'Italia, non solo la Marina, amplierà le sue capacità operative, come ci ha spiegato poc'anzi l'ammiraglio Girardelli. Oggi l'Italia, protesa al centro del Mediterraneo, esposta a tensioni demografiche, sociali, religiose, economiche ed etniche, non può prescindere dalla sua dimensione marittima. Abbiamo bisogno di mari ben presidiati, non solo quelli contigui alle nostre coste, ma anche quelli lontani, in cui il nostro Paese, oltre a contribuire alla stabilizzazione di aree di crisi, deve proteggere i suoi prioritari interessi economici e commerciali. Conseguentemente abbiamo bisogno di uno strumento di difesa che mi piace definire persistente, ovvero in grado di estendere nel tempo e nello spazio gli effetti delle sue capacità. Uno strumento che nel contesto marittimo deve essere finalizzato al controllo delle acque, alla sicurezza delle linee di comunicazione commerciali, alla vigilanza sulle attività marittime nazionali, alla deterrenza e contrasto alle attività illegali in alto mare, alla cooperazione internazionale, al sostegno e supporto della popolazione civile nei casi di emergenze e calamità. Uno strumento che all'interno di un sistema di difesa nazionale integrato non può permettersi gap tecnologici anche per la salvaguardia e la tutela del nostro personale. Pertanto, gli assetti navali, al pari di quelli aerei e terrestri, devono rappresentare quanto più possibile lo stato dell'arte della nostra innovazione tecnologica, coerentemente con i tempi e i compiti che ci vengono richiesti. Nave Trieste è la perfetta sintesi di quanto ho appena espresso, quale simbolo di innovazione, sviluppo tecnologico, altissima competenza, versatilità operativa, concepita e realizzata all'interno di quel processo di modernizzazione lungimirante e razionale che vede protagonista la nostra Marina anche attraverso cooperazioni di sviluppo capacitivo con paesi amici ed alleati. Queste cooperazioni internazionali, di cui è efficace protagonista Fincantieri, dimostrano la capacità dell'industria nazionale di saper lavorare con i principali partner europei, assicurando alla difesa risultati eccellenti in termini di prodotto, massimizzando gli investimenti e rappresentando un vero moltiplicatore di sviluppo economico. Una capacità che sappiamo deve essere supportata nel tempo con certezza e stabilità di finanziamenti, perché i programmi pluriennali richiedono un'alimentazione costante per la loro stessa sopravvivenza, in particolare se inseriti nel quadro della cooperazione internazionale, ove i flussi finanziari sono strettamente collegati a lavorazioni sincronizzate ed influiscono sul peso e sulla credibilità nei confronti dei partner. D'altra parte, la continuità della produzione nel comparto militare, in cui la tecnologia ha grande rilevanza, significa progredire nella qualità e quindi mantenere la competitività del Paese a livello internazionale, con favorevoli ritorni anche sul piano occupazionale. Né ci sfugge come l'industria della difesa, in stretta sinergia con l'università e con i centri di ricerca, ben presenti anche su questo territorio, sia specchio delle capacità produttive nazionali in senso lato, con benefiche ricadute anche in settori non necessariamente collegati ad essa. Affermazione ancora più valida se riferite alle unità navali, che per loro natura e ruolo consentono al Paese di avere grande visibilità anche fuori dai confini nazionali. Desidero ringraziare ancora una volta la produzione di Fincantieri e le aziende a essa collegate, perché tutte rappresentano uno dei fattori strategici che rafforzano la competitività dell'intero sistema marittimo della Campania. Sappiamo bene che il cantiere stabiese è ricco di altissime competenze professionali, da sempre garanzia del Made in Italy che porta nei mari del mondo le eccellenze italiane e che sta trovando nuovo slancio con le moderne unità della Marina Militare, come oggi dimostra il varo di Nave Trieste.
Auspichiamo che tutto questo possa contribuire alla crescita e all'ammodernamento dello stabilimento, alla valorizzazione delle sue maestranze, all'affermazione del suo ruolo strategico in ambito nazionale e internazionale. Al comandante designato di nave Trieste e al suo futuro equipaggio rivolgo un sincero augurio affinché la loro vita a bordo di questa prestigiosa unità sia segnata da successi e soddisfazioni nell'ambito degli impegni sempre più complessi che si profilano all'orizzonte nella scia delle migliori tradizioni della Marina Militare Italiana. Al signor Presidente della Repubblica, a tutte le autorità e all'intera cittadinanza rinnovo il saluto mio e della difesa. Alla Madrina rinnovo l'omaggio e la gratitudine per aver così gentilmente accettato questo ruolo, con l'auspicio e con la certezza del pieno successo di questa straordinaria opera, ci accingiamo dunque a vivere l'emozione del varo. Viva nave Trieste, viva la Marina Militare, viva le Forze Armate, viva l'Italia! Ebbene, abbiamo sentito anche l'ultimo intervento che ha chiuso questa carrellata di discorsi. L'ultimo che avete sentito del ministro della difesa Elisabetta Trenta ha evidenziato lo sviluppo economico del territorio grazie alla costruzione di queste navi, la modernizzazione delle linee operative della Marina Militare. E adesso ci apprestiamo alla benedizione, ad assistere alla benedizione di nave Trieste da parte di Sua Eccellenza Monsignor Santo Marcianò, che come vedete l'ordinario militare per l'Italia, che come vedete è accompagnato e affiancato dalla Madrina. Preghiamo. L'avvocato Laura Mattarella. O Dio che guidi la tua Chiesa. Ascoltiamo fra le tempeste del mondo, fa che quanti saliranno a bordo di questa nave godano di una felice navigazione. Sii tu il nocchiero attraverso i flutti, perché lungo la rotta sperimentiamo sempre la tua protezione e dopo una vita prospera e serena possiamo approdare alla gioia eterna. A te gloria nei secoli, per Cristo nostro Signore. Signor Presidente, i lavoratori, i signori lavoratori, venendo mi hanno chiesto di benedirli e non posso disobbedire a questa richiesta. Lo faccio con il cuore, lo faccio anche a nome del Paese, delle Forze Armate. C'è una benedizione laica, benedire, cioè dire bene, sperare che il futuro sia prospero, come abbiamo detto. Quindi anche il Paese può dire bene di questi signori lavoratori e di quello che loro rappresentano per l'Italia e per il Sud Italia. Volevo dirvi grazie anche per quel segno meraviglioso che avete posto sulla nave e che rende credibile la vostra richiesta di benedizione, perché ci credete veramente. Ed è bello che gli italiani abbiano il coraggio di esprimere questa fede. Grazie, grazie di cuore. E io li benedico. Benedico loro, le loro famiglie, il loro lavoro presente e futuro. Lo faccio con tutto il cuore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Beh, grazie di cuore. Benedizione inaspettata quella da parte di Sua Eccellenza Santo Marcianò anche ai lavoratori. Della preghiera del marinaio. E ora ascoltiamo la preghiera del marinaio. Preghiera del marinaio. A te, o grande eterno Iddio, Signore del cielo e dell'abisso, cui obbediscono i venti e le onde, noi, uomini di mare e di guerra, ufficiali e marinai d'Italia, da questa sacra nave armata della patria leviamo i cuori. Salva ed esalta nella tua fede, o gran Dio, la nostra nazione. Dà giusta gloria e potenza
alla nostra bandiera. Comanda che la tempesta ed i flutti servano a lei. Poni sul nemico il terrore di lei. Fa che per sempre la cingano in difesa petti di ferro, più forti del ferro che cinge questa nave. A lei per sempre dona vittoria. Benedici, o Signore, le nostre case lontane, le care genti. Benedici nella cadente notte il riposo del popolo. Benedici noi che per esso vegliamo in armi sul mare. Benedici. E abbiamo sentito anche la preghiera del marinaio, che è una preghiera recitata tutte le sere alla Marina Bandiera, sì, a bordo delle unità navali. Avete visto, il direttore del cantiere, la benedizione, ingegner Gilberto Tobaldi, la madrina, avvia le procedure Laura tecniche Mattarella, di preparazione al varo. Fregata del Trieste, capitano di fregata, il comandante designato del Trieste, le complesse comandante operazioni Enrico tecniche Vignola. Di varo ora iniziano della le preparazioni, la preparazione, scusate, per il varo. Non saranno pertanto trasmessi annunci per circa 20 minuti. Esatto, come avete sentito dalla speaker della Marina, non ci saranno annunci. Si procede alla demolizione delle taccate procedura laterali. Come potete immaginare, molto delicata, complessa, come abbiamo detto all'inizio, e la voce che avete sentito era quella del vice direttore del cantiere, l'ingegner Francesco Lubrano, che ha dato il via alla rimozione, alla demolizione delle taccate laterali e delle ritenute. Ingegner Ranisi, come abbiamo detto anche all'inizio, abbiamo accennato, questo è un vero varo, varo perché è un varo tradizionale. La nave scenderà in acqua, scenderà dopo la rimozione, così come le maestranze si stanno apprestando a fare dei sostegni. E nelle immagini che poi fra poco vedremo, che ci offrirà la regia, vedremo anche la preparazione nei giorni scorsi, ma anche la preparazione di questa mattina per il varo. Eccole qui, esatto. Ce la può descrivere. Questo è un varo tradizionale, come diciamo, queste sono delle operazioni che si sono svolte nei giorni precedenti, in particolar modo per la realizzazione dell'invasatura, ovvero una struttura in legno d'acciaio che è solidare, ovvero un unico corpo con la nave, tenuta da determinati ganci chiamati mustacci, e in particolare con queste immagini vediamo la stesura del grasso stearina che viene riscaldato che ci ritorno, arrivo, e poi distribuito lungo il piano strisciante. Questo grasso, che poi al di sopra di questo viene posto, anzi spalmato altro grasso, aiuterà nelle fasi di scivolamento della nave. Sì, è un varo tradizionale in quanto c'è tutta una componente artigianale legata alla costruzione dell'invasatura e soprattutto alla battitura dei cunei, ovvero per facilitare la rimozione dei puntelli, dei sostegni, l'invasatura viene armata attraverso la battitura dei cunei. Qui vediamo ancora le immagini della stesura della stearina, appunto questo, sì, grasso, che viene distribuito in maniera uniforme e crea un vero e proprio, raffreddandosi, un film compatto di grasso per andare per a ridurre scivolare quello che è l'attrito. Esatto. Dicevo che tra le diverse operazioni, stamattina, nelle prime ore di stamattina, si sono susseguiti la battitura dei cunei. Sì. E che ha lo scopo di armare in un certo qual modo l'invasatura, quindi la struttura solidare alla nave, e permettere di alleggerire il carico della nave. Sì, vediamo, esatto, il film. Esatto, questo è man mano che il grasso si raffredda, va a solidificarsi e creare un vero e proprio strato compatto. E poi è la maestria di chi opera questa attività nel distribuirlo in maniera completamente uniforme. In quest'altra immagine invece vediamo come il grasso viene spalmato al di sopra della stearina, anche questo che aiuta proprio manualmente. Esatto, è fatto tutto manualmente. Tutto molto artigianale, come si faceva un tempo, quindi viene steso manualmente, spalmato al di sopra del... Queste sono delle immagini di repertorio di questa notte, in realtà, che hanno favorito la densità e quindi le proprietà proprio del grasso. Come potete vedere è anche molto, sì, molto affascinante, è vero, nei colori e nella forma. Abbiamo visto molto fuoco,
Vero ingegnere, prima nelle immagini precedenti abbiamo visto molto fuoco. Sì, per riscaldare principalmente, sciogliere il grasso. Della legna, quindi... Sì, tutto anche i puntelli, i sostegni della nave sono tutti tronchi di legna. Qui vediamo proprio come viene realizzata l'invasatura, ovvero come vengono appunto caricate e fissate la struttura del nostro vale. Questa è quello che viene chiamato cuneo a farfalla, ovvero che verrà battuto una volta che il puntello viene rimosso, che è l'operazione proprio ultima che viene fatta prima del varo. E sono come immagini rare, veramente, sì, perché è insolito vedere manualmente viene battuto il tacco a farfalla, questo, che in gergo si dice scoppi, e quindi fa accedere il puntello, e quindi adesso la nave, una volta rimosso il puntello, viene tenuta e vincolata dall'ultimo sistema di ritenuta, che è la cosiddetta castagna o eccentrico. Come vediamo dalle immagini invece in diretta, le procedure stanno andando avanti. Esatto, questa è l'invasatura, nelle immagini vediamo l'invasatura e come i cunei dalle prime ore di stamattina vengono battuti. Questi sono i cunei che creano armano l'invasatura, e è molto particolare anche capire dal rumore che produce l'abbattitura. Infatti possiamo renderci conto che ormai l'invasatura è armata, la struttura è armata, quando l'abbattitura produce un suono metallico. Più il suono metallico, e più possiamo dire che l'attività si sta quasi completando. Chiaro. È un'attività fatta manualmente dalle nostre maestranze Fincantieri, ecco come vediamo nelle immagini, attraverso l'abbattitura con delle slitte che molto artigianalmente vengono a scontrarsi con i cunei, ma anche attraverso delle mazze, dei martelli molto, molto grandi. E tra l'altro, non in questa occasione, lei ha partecipato. Sì, io ho avuto la fortuna in un altro varo di prendere parte alla battitura e alla rimozione delle taccate centrali al di sotto della nave, chiaramente dando un minimo contributo perché le forze in gioco richiedono una presenza era molto l'unica donna, più grande, l'unica donna, esatto. E quindi qui vediamo proprio che la serie delle battiture viene poi intervallata da momenti di pausa, proprio per garantire alle nostre maestranze il riposo e riprendere poi, certo, fino a quando non sia completata. E poi vedremo al momento del varo, quando la madrina taglierà il nastrino, sappiamo, mi spiegavate ieri nella descrizione della procedura, si posiziona al centro del palco. Però un attimo, poi torniamo a questo dettaglio. Mi dicono che sta arrivando, ecco, avete sentito anche dallo speaker della Marina che sta arrivando sul palco la bandiera di guerra del Terzo Reggimento San Marco, anticipato dall'inno nazionale. Ascoltiamo. Ed ecco perché ci stiamo avvicinando alle fasi verso il taglio del nastrino. Prima ho interrotto l'ingegnere Ranisi perché ieri mi spiegavate, appunto nella descrizione della preparazione del varo, che l'ultima parte che poi vedremo quando la madrina materialmente taglierà il nastrino e quindi si darà il via al lancio della bottiglia, beh, in realtà in quel momento, con quel taglio, si darà avvio anche allo scivolamento della nave. Esatto, il taglio del nastro non soltanto innesca un meccanismo che libera la bottiglia che si scontra contro il bulbo della nave, ma soprattutto libera l'ultimo sistema di ritenuta della nave, caratterizzato proprio da cosiddette castagne, ovvero un sistema di scontri e talloni che, collegato a un impianto oleodinamico, permetterà
tenuto impressione di vincolare la nave. Nel momento del taglio una serie di valvole verrà liberata, l'olio dell'impianto verrà liberato e verrà raccolto in un serbatoio. Questo permetterà di far ruotare la castagna a un eccentrico e liberare quello che è l'ultimo vincolo che tiene a firma la nave. Da quel momento lì la nave è libera di scivolare e quindi di varare. Se immaginiamo, è veramente incredibile che un nastrino farà tutto questo. È il tutto taglio un meccanismo, del nastrino... esatto, è tutto un meccanismo legato da un sistema appunto oleodinamico. E come vediamo dalle immagini, accanto al direttore Tobaldi e il vice direttore ingegnere Lubrano, c'è una console, ovvero sì, una vera e propria... Vediamo anche un telefono, di sicuro non digitale. Sì, magnetofonico, esatto. E attraverso quella console il direttore darà dei comandi che saranno i comandi proprio ultimi del varo. Tre comandi in particolare. Il primo, che avviene attraverso il telefono magnetofonico, dove il direttore chiede di aprire le valvole di sicurezza. Verrà poi confermato questo comando da una spia luminosa che ne certifica conferma l'avvenuto. Ecco, queste sono proprio le immagini dove il vice direttore comunica, vediamo l'ingegner Lubrano, esatto, l'apertura delle valvole di sicurezza. In questo modo poi ci sarà una spia luminosa che gli conferma l'avvenuto. Un secondo comando poi ci sarà subito dopo. Questa per noi è una rassicurazione, dobbiamo dire, perché vuol dire che sta andando tutto, tutto sotto bene. Controllo. Bene. È tutto sotto controllo, quindi dopo questo comando ce ne sarà un secondo dove sulla console c'è una chiave di sicurezza, dove il vice direttore, ruotando, girando appunto la chiave, permetterà un secondo comando, o quello di aprire la sicurezza della valvola principale. In questo caso ci sarà sempre una spia luminosa che confermerà, darà conferma appunto dell'avvenuto. E un ultimo comando, che poi anche questo che vedremo, che verrà dato attraverso un telefono magnetofonico, che permetterà di togliere quella che è la spina di sicurezza. Ultima operazione dopo il quale ci sarà la discesa della nave. Eccola che vediamo allo specchio di poppa. Esatto, esatto. E quel telefono così, potremmo dire vintage, in realtà è a bordo anche delle navi, vero comandante? Sì, assolutamente sì, la magnetofonica. Si procede allo sgancio delle ritenute di prora. Ecco. Come diceva l'ingegnere Ragnisi, sta procedendo con... Nelle ultime operazioni. Esatto. Torniamo, comandante. Sì, sì, dicevamo che il sistema magnetofonico è presente a bordo perché non ha... necessità di, non è particolarmente sofisticato e quindi garantisce sempre un'ottima efficacia per mettere in comunicazione le varie zone delle navi, e credo che sia un sistema presente non solo sulle navi militari ma anche su quelle. Assolutamente, è un requisito che richiede il registro italiano navale, quindi tutte le navi naviganti hanno in dotazione questo sistema di è una garanzia per la comunicazione. In caso di blackout la nave è in grado comunque di garantire la comunicazione attraverso questo sistema magnetico. Certo, certo. Qui le immagini mostrano bene non solo le maestranze che stanno operando per le operazioni di varo, ma quella croce, esatto, con i santini, abbiamo ricordato all'inizio, che protegge la nave e tutto il suo Monsignor percorso. Marciano, è vero, è vero. E, però torniamo, mentre procedono le operazioni per il varo, torniamo anche agli spunti che ci hanno fornito i discorsi che abbiamo ascoltato. Comandante, si è parlato del ruolo del mare per l'economia globale, non solamente per la difesa. Ah sì, certo, è la centralità del mare, degli oceani, ma direi della dimensione marittima oggigiorno è costantemente in crescita ed è attualmente evidenziata da numerosi indicatori, tanto che alcuni analisti hanno definito questo secolo, il nostro secolo, il secolo blu, il secolo del mare, Blue Century. A livello globale qualche dato, l'80% di tutta la vita del pianeta si sviluppa sui mari e negli oceani. Questo va a significare quanto la connettività marittima sia fondamentale e importante per la nostra, oggigiorno, per il pianeta, per il mondo. L'80% della popolazione mondiale vive a meno di 200 km dalla costa
e vale la pena ricordare che circa il 90% delle merci viaggia via mare a livello globale. Inoltre, negli ultimi anni, i tre quarti dei paesi, quindi il 75%, hanno incrementato la propria connettività marittima. Il mare e la sicurezza marittima trovano peraltro ampio spazio nelle agende delle più importanti organizzazioni internazionali, certo, come la NATO, l'Unione Europea, che hanno proprio sentito il bisogno di definire mirate e specifiche strategie. È vero, è vero. E questo a livello globale, comandante, per l'Italia il ruolo del mare, per nazione come l'Italia? Fondamentale. Allora, luogo le operazioni di varo. Il direttore del cantiere invita la madrina, ecco, e il comandante designato. Scusi, comandante, siamo a prendere parte al alle operazioni al di taglio. Varo. Siamo al taglio, anzi. È stata invitata, come avete sentito, la madrina ad avvicinarsi al banchetto dove è posizionata l'ascia, e quindi siamo vicinissimi al taglio del nastrino. E tra poco sentiremo. Gentile, eccolo. Madrina, nave Trieste è pronta al varo. Ecco, il direttore del cantiere. In nome di Dio! La fa di taglia! Più forte. Ecco, ha tagliato. Si è rotta. Si è rotta. Nave Trieste è stata varata. Vedete, vedete i guanti bianchi. Tutte le maestranze infatti lanciano come onorificenza la nave e i guanti con il quale hanno lavorato le esatto lamiere. E vediamo lo scivolamento. Ecco la nave che scivola nello scalo e porta via scalo. E tra poco vedremo le catene che cercheranno di frenarla. Di vedete come scivola velocemente data la stazza e quindi il peso elevato. Ecco che tocca l'acqua. Sono immagini molto emozionanti. Belle, veramente emozionanti. Ecco, vedete le catene? Ecco, eccole. Che man mano che scende fanno da traino. Esatto. Le vedremo tra poco ancora in maniera più chiara. Sì, che cercano di trattenere. Ecco, sono eccole. Vanno in tensione. Si sente anche il rumore. Il fragore dell'acqua. Esatto. Eccola la nave che finalmente ha toccato il mare, ha toccato l'acqua, e quelle che sentite sono le sirene di tutte le imbarcazioni, di tutte le unità navali, compresa una FREM della Marina Militare, nave Martinengo, che è alla fonda, quindi tutte le sirene stanno salutando, stanno festeggiando l'entrata in mare, l'entrata di nave Trieste nell'elemento che le è naturale, l'acqua. Finalmente lo scafo ha raggiunto il suo elemento naturale, il battesimo dell'acqua. È vero. Adesso aspetteremo che venga nobilitato dall'arrivo dell'equipaggio. Eh sì. Ma come abbiamo detto prima, dobbiamo aspettare un po' di tempo, dobbiamo aspettare tutte le fasi di cui ci parlavano prima i due ingegneri, quindi dovremo aspettare un po' prima di vedere la nave consegnata alla Marina Militare. Però è una bella emozione adesso vedere questo gigante del mare, così come l'abbiamo definita fino adesso, finalmente in acqua. Una nave veramente impressionante. Vederla da vicino vi posso assicurare che è veramente una bella emozione. Anche in mare, poi effettivamente. Anche in mare. È imponente. Sicuramente imponente. Ecco, vediamo. Sì, abbiamo visto la gioia comprensibile delle maestranze, motivo di orgoglio anche per la città, soprattutto per la cittadinanza che sono chi raccolti all'interno del cantiere, che ha avuto la fortuna, ma tanti altri sono bandiera sul porto e guardano affascinati l'operazione di varo. Nel frattempo gli speaker della Marina Militare hanno ricordato che la bandiera di guerra del terzo reggimento del San Marco sta abbandonando il luogo della cerimonia, sta abbandonando il palco, e quindi ascoltiamo l'inno nazionale. Thank you.
Ebbene, come potete sentire, l'entusiasmo, l'emozione sta trascinando non solo le maestranze, anche le persone in tribuna, le autorità in tribuna, nel cantare l'inno. Bene, bene, un imprevisto veramente piacevole, veramente. Non era previsto che la banda suonasse tutto l'inno, quindi veramente un imprevisto piacevole. E adesso la cerimonia è in via di conclusione. Il presidente Mattarella, il presidente della Repubblica Mattarella, ora firmerà il registro d'onore, il libro d'onore del cantiere, che testimonierà anche in futuro l'avvenuto varo di nave Trieste. Ecco, vediamo il presidente Mattarella che si avvicina per la firma, accompagnato dai tamburini della banda musicale della Marina Militare. Ecco, sicuramente emozionante è l'aggettivo che abbiamo utilizzato più in assoluto per questa foto di rito, ovviamente per tutto il gruppo delle autorità che sono intervenute e hanno presenziato. Il Presidente della Repubblica appone la firma cerimonia sul libro d'onore. Come del dicevo, cantiere. Emozionante è stata la parola più utilizzata da parte nostra per, ecco, il saluto da parte degli operai. L'accoglienza, sì, tipica, passionale, diciamo, certo, del sud. Sì. Beh, una giornata storica per la Marina. Di fatto oggi viene varata l'unità più grande dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ad oggi, certo. Quindi una giornata storica. Sì. Ed è significativo che la figlia del presidente Mattarella abbia tagliato, come avete potuto vedere, il nastrino che ha dato poi là al varo. Non è la prima volta che la figlia di un presidente faccia da madrina a una nave della Marina Militare. Era già capitato nel 1968 con il Vittorio Veneto, allora era la figlia di presidente Saragat. E anche per gli ingegneri è stata un'emozione. Sì, veramente molto emozionante. Bello vedere varo, come il cantiere partecipi anche con la parte, diciamo, di governo, anche con di l'affetto, politica, insomma. Sì, c'è un proprio l'onore di accogliere, appunto. E anche come si rivolge, adesso sta firmando i caschi delle maestranze, e anche questo è un gesto veramente molto molto forte. Sì, cose devo che dire non il... succedono spesso. Esatto. No, da ricordare sicuramente. Non capita spesso per la cittadinanza di Castellammare, per il cantiere in particolare di Castellammare, avere un presidente della Repubblica. Lo merita. Come dopo tante difficoltà merita questo onore. Questa eccellenza delle maestrie merita sicuramente questo riconoscimento. Sì, perché in vari interventi abbiamo sentito ricorrere questo concetto. È vero che il Sud lavora. La produzione nel sud è stata più volte sottolineata, il lavoro più volte è stato sottolineato. Ecco, continua questo bagno di saluto da parte degli operai. Questo impegno, questa passione del lavoro dà i frutti, perché poi di fatto la cantieristica nazionale riesce a posizionarsi anche all'estero, a trovare spazi in mercati esteri e a esportare un made in Italy molto molto rilevante, molto importante. È invidiato, sicuramente sì. Preso ad esempio. E sì, abbiamo sentito, certamente nessuno ha trascurato. Ecco, vediamo le immagini, abbiamo visto le immagini della nave in acqua. Infatti, per chi l'ha sempre vista sullo scalo è davvero davvero particolare. Vederla adesso in acqua la sua realizzazione. Sì, si vedeva anche come l'assetto della nave fosse non perfettamente dritto, ma volutamente, proprio per riuscire ad avere una rotazione in fondo nella terza fase, diciamo, del varo, che permettesse un ingresso dolce della nave in acqua. E come vediamo ci sono altre unità navali sempre del cantiere che accompagnano, sono delle ancelle della nave.
quindi stanno controllando, sono rimorchiatori sì, che sono ovviamente per motivi di sicurezza scortano, diciamo, certo, la nave in acqua in maniera tale da contenerla nella fase di frenatura che prima abbiamo visto fare con le catene. Esatto. L'inquadratura di prima ci ha consentito di rivedere il ponte di volo. Sì. Di fatto un elemento abilitante di questa unità che consentirà, come dicevamo, nella funzione anfibia di proiettare, di portare a terra la forza da sbarco. Il Presidente della Repubblica lascia il palco. Ecco, quindi termina così il bagno di folla che gli operai di Castellammare hanno mostrato. Se avete notato, ci sono delle piccole imbarcazioni in acqua che sono in quella posizione proprio per andare a raccogliere il grasso. Che avanza, era che rimosso, poi viene esatto, riutilizzato. Quelle piccole imbarcazioni sono lì. Quello che vediamo in acqua a galleggiare. Esatto. Proprio perché, come abbiamo detto anche all'inizio, si rispetta l'ambiente anche in questi casi. E nessun dettaglio viene trascurato, tutto è studiato. È una fase evoluta di recupero. C'è una piccola nave, imbarcazione che sta... Sono degli ormeggiatori che stanno prendendo le cime per poi portare, con l'aiuto chiaramente dei rimorchiatori, la nave in banchina. Cominciare a chiudere. Bene. E quindi nave Trieste finalmente in acqua. Come abbiamo sentito, il Presidente della Repubblica ha lasciato il luogo della cerimonia e con lui le altre autorità. Tutto è andato alla perfezione e non avevamo dubbi. Quindi io ringrazio ovviamente le persone che ci hanno seguito fino adesso in questa diretta e ringrazio i miei commentatori che mi hanno accompagnato, il comandante Roberto Micelli, l'ingegner Gabriele Grisanti e l'ingegnere Maria Ranisi. Grazie a tutti voi. Grazie a voi. Grazie a lei e gli amici che hanno seguito la diretta. E io ricordo di visitare i canali social della Marina Militare e della società Fincantieri, dove troverete i contributi, ovvero le foto, i video della giornata, di questa giornata così importante per la Marina Militare, ma non solo, anche per, ovviamente per Fincantieri, ma anche per l'Italia. E quindi a tutti voi auguro buongiorno, buona giornata e a nave Trieste, al suo equipaggio, buon vento. Chiaramento, teti! Compagnia, teti! Presentat! Onori al Presidente della Repubblica!